IGEP 2018, siamo allo stand della Carimali 1919 e siamo in compagnia di Massimo Milesi, il responsabile commerciale della Carimali Solutions Italia, che si occupa della commercializzazione di tutti i prodotti a marchio Carimali. Buongiorno Massimo e benvenuto dinanzi agli schermi di orecatv.it. Grazie Fabio, ciao e buonasera a tutti, buongiorno a tutti. Spieghiamo intanto perché voi siete qui, che cosa presentate. Noi siamo per il secondo anno presenti con uno stand al SIGEP 2018 perché è il secondo anno di esistenza di Carimali Solutions Italia. All'inizio del 2016 Carimali S.p.A. ha deciso di aprire una concessionaria, un'esclusiva italiana con un investimento di Carimali. Abbiamo aperto la Innate, siamo 5 persone e ci stiamo occupando dello sviluppo del marchio e della vendita, naturalmente possibilmente, di macchine Carimali sul mercato italiano in modo esclusivo. Siamo contenti perché siamo partiti da una situazione di quasi sconosciuti. Oggi stiamo già facendo un po' a sportellate, come dicono nel MotoGP, con i nostri colleghi e amici di altre case costruttrici. Vabbè, la metto un po' sullo sportivo, dai. E ci stiamo lavorando, siamo riconosciuti, ci siamo impegnati molto, però ripeto, siamo contenti. Continuiamo a lavorare con Blue Dot, che è, diciamo, il motivo, la macchina per la quale abbiamo aperto in Italia, e ci stiamo allargando anche sulle macchine Oreca tradizionali con l'offerta completa di macinini e naturalmente delle macchine super automatiche di fascia più alta, che sono un po' il core business di Carimali. Voi sapete che Carimali è leader nella produzione di macchine super automatiche. Carimali produce anche OEM per San Marco, Vega, Astoria, i nomi illustri del settore delle macchine da caffè. Quella che vediamo alle nostre spalle è il vostro cavallo di battaglia. Sì, questa è la Blue Dot, una macchina che ci sta dando soddisfazioni, è il modello entry level di Carimali. È una macchina che sta lavorando in OCS, in un OCS evoluto dove non ce la giochiamo, non se la gioca il gestore vending solo sul prezzo, ma se la gioca su un'offerta completa. Ed è una macchina che ci sta dando anche grosse entrature nel mercato dell'Oreca, nel breakfast, negli alberghi di fascia media. In qualità di Oreca News e Oreca TV.it, noi ci rivolgiamo proprio a questo pubblico, a quello dedicato all'ospitalità, gli alberghi, gli hotel, i residency, i bed and breakfast e tutti coloro che appunto hanno la possibilità di far parte di questo segmento insieme a bar, ristoranti, bistrò, pasticcerie, rosticcerie, gelaterie e tanto altro. Questa è proprio adatta a quel segmento. Questa è adatta a quel segmento, è adatta al segmento delle 50-60 camere, è una macchina molto versatile a livello di configurazione, per cui non lo so, il torrefattore che vuole puntare tutto sul caffè in grani la offre in configurazione due caffè, per cui io offro al cliente, al turista italiano, il caffè miscela 70-30, 80-20, 8 grammi per fare il caffè espresso, quello che vogliamo noi italiani, miscela arabica 10-11 grammi, macinata più grassa, facciamo il caffè schwarz per il tedesco e per lo svizzero. La gamma naturalmente di prodotti poi si completa con l'offerta dei prodotti solubili. Tutte queste versioni sono con latte fresco o senza latte fresco. In questo caso abbiamo un piccolo frigorifero collegato alla macchina che pesca il latte ogni qualvolta dal display viene programmato un prodotto a base di latte. Che prevede il latte, sì. Il frigorifero è collegato alla macchina. Aspetta, mi sposto così il cameraman può aver modo di guardare. Ecco qui. Naturalmente qui abbiamo appoggiato una bottiglia del latte perché siamo in fiera, il contenitore è da una capienza di 4 litri mantenuta a 3 gradi. Il frigorifero è provvisto anche di pompa latte all'interno del frigorifero, questo per poter dare all'azienda la possibilità di modificare le temperature del latte su una macchina invece che non ha la pompa latte. La pompa latte l'abbiamo messa nel frigorifero.
Massimo, invece alla destra della macchina ci sono tazzone su tre piani per poter essere semplicemente adagiate, o fa anche da scaldatazze? No, questo è uno scaldatazze che abbiamo richiesto in Carimali Solution. È uno scaldatasse di altezza uguale al frigorifero, per dare anche una simmetria, un minimo di design alla cosa. Ha due piani riscaldati, il terzo naturalmente no. Poi dopo la Carimali ha tutta una gamma di scaldatasse più alti, più bassi, più larghi, più lunghi. Noi l'abbiamo fatto per completare la gamma Blue Dot. Però è uno scaldatasse che noi stiamo vendendo a chi lo utilizza a fianco a una macchina Nespresso, una macchina a capsule o a una macchina da bar compatta con cialde. Lo scaldatasse va per sé. E allora, diciamo intanto a chi è dall'altra parte qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere per avere maggiori informazioni in relazione a questa macchina, la Blue Dot, e o a tutti gli altri modelli della Carimali 1919. L'indirizzo è italia@carimali.solutions, cioè solutions, mi raccomando, senza IT e senza com, se non arriva niente. Carimali.solutions, e noi siamo a disposizione. Grazie Massimo, è sempre un grandissimo piacere incontrarti, e noi avremo modo poi nei prossimi giorni, domani evidentemente, siamo al quarto giorno, di riuscire a prendere un caffè insieme a telecamere spente e spiegarmi poi quali sono le logiche e le dinamiche che Carimali Solutions sta andando ad adottare per sviluppare commercialmente il territorio italiano. Saluta coloro che sono di là. Buonasera a tutti, solo una cosina a margine per rispondere a Fabio. Abbiamo fatto un accordo interessante con un provider per cui riusciamo a coprire l'assistenza tecnica sul territorio italiano grazie a 100 aziende locali. Questo è la nocciola, perché l'importante non è la macchina perfetta, è l'assistenza che deve essere perfetta. Grazie Massimo. Grazie a voi, buona serata a tutti. Amici, non andate via, perché su orecatv.it arrivano nuove interviste qui al SIGEP 2018. Ciao ciao a tutti.